tutti ragazzi, benvenuti ancora una volta all'interno della mia cripta studio. Io sono Carlo Dipinto, ovviamente. E sì, lo so, sono due settimane che non pubblico un nuovo video all'interno del mio canale, ma come potete vedere ho fatto degli spostamenti, infatti la camera è piazzata in un altro modo. Quindi, vi ricordo che a 2000 iscritti farò uno speciale appunto sulla Crypta Studio, dov'è, come funziona, che ampli ho, che chitarre ho, insomma, delle chicche sulla Crypta Studio, quindi iscrivetevi ovviamente al mio canale, mettete like e commentate. Oggi ci troviamo qui per un appuntamento importante, soprattutto che riguarda la Nembrini Audio, che io ovviamente ringrazio sempre per avermi dato questa grandissima opportunità, di un argomento a me molto caro. Durante le mie masterclass di suonare appunto nello stile di Jeff Beck, durante anche ad alcuni video, durante anche per quanto riguarda il progetto, perché voi sapete che io dal vivo ho un progetto dove omaggiamo il sound di Jeff Beck, tutti mi chiedono la stessa cosa: cosa devo fare per poter ottenere il sound di Jeff Beck, come impostare gli ampli, che pedali usare, che chitarre usare. Parliamo di chitarra, questa qui è l'ultima arrivata ed è una Fender Stratocaster modello Jeff Beck. Scrivetemi nei commenti se volete che faccia un video su questo modello qui, però ragazzi non ci soffermiamo appunto su questa cosa qui. Questa qua è una Strato a tutti gli effetti, ok? È una Fender Stratocaster. Io il consiglio che vi posso dare sulla chitarra è che sì, debba essere appunto una Fender o una chitarra stratoide, con dei piccoli accorgimenti, quali appunto meccaniche autobloccanti, ponte due viti, e se riuscite a ottenere appunto una chitarra stratoide con tre single coil, è molto meglio, soprattutto sul single coil al ponte. Questa volta la cosa molto particolare è che non ci dedichiamo agli ampli che vedete qui dietro, quindi a una parte analogica del sound, ma bensì, ancora più difficile, a una parte digitale. Grazie alla Nembrini Audio, che ha fatto uscire questo nuovo plugin che si chiama appunto Clone Minotaur, che è appunto un rifacimento del Clone Centaurum, uno dei più grandi esponenti di questo pedale che lo utilizza è appunto Jeff Beck. E adesso andiamo appunto sul mio PC, così vi mostro come ho impostato questi plugin qui. Prima cosa che abbiamo sul nostro schermo, come potete vedere, è l'ampli. Qual è l'ampli di riferimento? Sicuramente è un Marshall. Ora ragazzi, insomma, sappiamo che una copiata vincente per quanto riguarda Beck e ampli Marshall più Fender Stratocaster. Ora ho utilizzato tantissimi altri ampli, lo si vede pure usare il Fender, insomma, però diciamo che ci dedichiamo a questo tipo di sound, dove io ho creato un mio setup che si chiama appunto Carlo Jeff. Quest'ampli, a differenza dell'MRH810, che qui vi lascio il video, ho già fatto un video di questo, quest'ampli qui è la versione 2, sta scritto qui sopra, infatti vedete V2, ci sono appunto delle modifiche per quanto riguarda l'ampli, ecco, per quanto riguarda il plugin. Adesso ho acceso soltanto l'ampli e questo. Ok, lo sentite abbastanza cicciotto, molto grasso, molto grosso, stile proprio Marshall. E l'ho impostato in questo modo qui, come potete vedere il pannello, presence quasi a 3/4, volume a metà, reverbero spento perché vado ad accendere un altro tipo di reverbero che a me piace molto. Bassi, medi e acuti impostati in questo modo, molto sparato diciamo il preset di per sé, volume e anche gain alzato, il canale clean come potete vedere dalla luce è spento, qui vado ad accendere il clean e qui vado ad accendere il lead. Ok, la parte dell'impulse response l'ho settata in questo modo qui, abbiamo un cabinet 4x12 con i G12, e un 57 e un ribbon 121. Ho acceso anche il noise gate, così mi toglie un po' di rumori di fondo. Questa è l'impostazione. Vi ricordo che se volete questo appunto setup qui, per chi ha questo amplificatore qui, questo plugin, scrivetemi nei commenti. Adesso vado a accendere il plugin di cui parliamo oggi, è appunto questo plugin qui. Vi ricordo che è gratuito. Io ce l'ho impostato in questo modo qui e subito andiamo ad ottenere che ci avviciniamo molto, ok, al sound di Beck. Ora, a parte il Minotaur, vado ad accendere altri due effetti, di cui uno è appunto l'analog rack delay, sempre della Nembrini,
ve lo faccio vedere sullo schermo, eccolo qui, settato in questo modo qui, e l'altro è un riverbero. Ecco il sound. Io vi suono un esempio che lo suono sempre per poter capire il sound di Beck, ed è appunto Brush with Blues, dove partiamo da un suono quasi clean fino ad arrivare a un lead. La seconda parte l'ho esasperata molto molto di più. Questo è come suona l'amplificatore, il Marshall MR810 con il Clone Centaurum, che è il Minotaur fatto dalla Nembrini Audio. Io adesso vi vado a suonare degli esempi su delle backing track, così potete sentire. Adesso avete sentito soltanto il suono out, adesso lo sentirete sopra le backing track. Vi ringrazio, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere like, attivate la campanella e scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta questa demo qui. Grazie e alla prossima!